Bella a tutti ragazzi, sono Chris68 e siamo qui su Clash of Clans in un nuovo video. Oggi siamo qui sul mio villaggio. Lo consiglio a tutti perché difende molto bene le risorse, anche se ha le difese aeree molto esterne. Ma difende bene le risorse. Infatti, mi hanno preso pochissime risorse. Tranne questo che mi ha preso le risorse dalle miniere. Ci guardate raga, tutto il castello pieno di risorse. Anzi, scusate se lagga un po', ma non lo so. Cioè, sto registrando. Sto provando a registrare in HD. Ma sto provando. Allora, richiediamo le truppe dal clan. Prova a caso. 5 più. A me va bene, dal 5 in poi. E sì, vi consiglio a tutti questo villaggio perché protegge bene le risorse e soprattutto l'Elisir Nero. Proprio in mezzo, di fianco a 4 Tesle occulte e 2 Archi X al 2. E poi c'è anche la mia regina, saluta regina, che protegge bene l'Elisir Nero. Sulla world precedente, vi faccio vedere il mio attacco eroico, anzi a me hanno proprio attaccato, però io ho attaccato, ho fatto 2 stelle, però persone forti, come questo. Ho provato a fare una tecnica nuova, con mastini e draghi al 3. No, i mastini all'1, i draghi al 3. Cioè, questo villaggio era straforte. Vabbè, comunque. Tra poco metto il castello del clan per tirare fuori le truppe del clan nemico. Le mie mongolfiere al 6 che mi hanno donato. Tiro fuori proprio tutto. Intanto vediamo chi mi chiama. Ok, no, non tiro niente. E tiro fuori il drago al 3 del clan nemico. E lo tiro in parte con un altro drago perché non avevo niente. E ho fatto una bella cazzata perché ho sprecato 2 draghi per uccidere questo drago di merda. Beh, vabbè. Adesso mollo l'altro drago perché pensavo che questo moriva. Infatti è morto, no, non è morto però. E adesso mollo tutti i draghi. Pensavo di avermicene di più perché volevo fare la riga perfettamente lineare. Capito, capito, no. Qua praticamente pensavo che stavano entrando. Ma dopo questi 2 deficienti. Intanto mando il mastino. Il mio mastino all'1, guarda che bello, tutto viola. Adesso fanno il giro questi, cioè, non so se rendo l'idea, sono stupidi. Qua mando la cura a caso, perché tanto il mastino muore lo stesso, contro la regina al 5. E qua praticamente ho filato, ci potevo prendere il municipio. Questo va all'interno, ma con una bomba muore. Questo fa il giro da stupido. E ho provato a curare questo, ma le cure non servono a niente se non ce le hai forti. E sono al 44%. 45 per essere pignoli. E adesso non sapevo come se prendere il municipio oppure se fare il 50%, e alla fine ho deciso di fare il 50% buttando i miei eroi. Se li butto, no, darò, no, qua ci ho pensato molto, madonna. Alla fine butto i miei eroi, il mio re barbaro al 10 e la mia regina al 7. Il re muore da stupido contro una torre dell'arciere all'11 e la mia regina
sta a spaccare un muro al 7. E andiamo a guardare l'altro mio attacco, sempre al numero 6 del clan nemico. Questo invece era un attacco mongolfiere mastini e sgherri. Quindi mando due mongolfiere, una mongolfiera per tirare fuori le truppe e tiro fuori il drago al 3 che avevo. Quindi tiro fuori con uno sgherro, acceleriamo perché è palloso, e distruggo tutte le truppe nemiche con un fottio di gente, di sgherri. Qua, adesso da qua ho mollato le mie mongolfiere e poi gli sgherri, perché così gli sgherri, i mastini così durano di più e fanno il più devasto, le mongolfiere fanno più devasto. Qua c'è la regina al 6 sua che devasta le mie mongolfiere. Qua non l'avevo visto, c'era il volano, la nuova difesa, e allora la distruggo con i miei eroi. Ma non è servito a niente perché tanto le mie mongolfiere non hanno già devastate. Qua re contro re, ma ha vinto il mio ovviamente. 100%, ma tanto non c'era più da fare. Non c'era più niente da fare. Perché tanto non faccio più percentuale, faccio solo poco. 70%. Ritorniamo al villaggio. Allora ragazzi, nei commenti consigliatemi cosa migliorare e in che lega stare per fare risorse. Cioè, io non riesco a farle. Comunque per livello 9 è stra difficile. Infatti ho due muratori liberi su 5. Il quinto me lo sono fatto quando sono salito in Lega Cristallo e poi sono sceso subito perché mi massacravano il culo. E bella ragazzi, siamo alla fine del video e al prossimo. Ciao!